Buongiorno amici e amiche di F5 News, e ben ritrovati con un nuovo appuntamento delle ore 12 sul nostro canale YouTube, dal lunedì al venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter. Buongiorno ovviamente anche ai campioni e campionesse d'Italia. Ritroviamo con una maglia speciale, vedo Alessandro Cavasini, ben ritrovato Alessandro. Mostra Alessandro. Sì, in favore di camera. Ciao, ciao, ciao Raf, buongiorno a tutti. Siamo ancora no, estasiati dalle immagini della festa Scudetto. Sul canale YouTube trovate anche sul sito, ovviamente associato all'articolo, il video, il reportage con le immagini più belle, no, della festa Scudetto. So che vi sta piacendo, sto leggendo anche i commenti, quindi continuate a vedere le immagini, perché è chiaro che la festa è entrata nel vivo. E anche il 20 maggio, perché stanno uscendo anche indiscrezioni sulla prima uscita ufficiale della Coppa Scudetto, un evento a Castello Sforzesco a Milano. Però noi cercheremo ovviamente, come sempre, di raccontare tutto, ma la festa è ancora lunga. Festeggeremo al meglio questa seconda stella, però è chiaro, Alessandro, che ecco, nella festa generale noi ovviamente abbiamo dato priorità ai festeggiamenti. Ci siamo anche quasi dimenticati, no, che l'Inter è sceso in campo col Torino, ha vinto 2-0, insegue noi record di punti della sua storia. Possiamo ancora arrivare a 101 punti, eh? Nelle ultime quattro partite c'è questa grande possibilità, così come non ci siamo ancora interessati, no, delle dichiarazioni di Ausilio Marotta durante le celebrazioni della seconda stella. È chiaro che il calciomercato è sempre, no, nel vivo, ed è chiaro che ci sono state alcune dichiarazioni molto importanti. Voglio parlare con te di questo, anche perché questa mattina esce un'altra notizia, no, subentro. L'intenzione, no, Alessandro, è che l'Inter proverà, lo abbiamo anche detto nelle precedenti dirette, nelle precedenti puntate, l'Inter proverà a portare Bento in Italia. Io ti chiedo magari di fare, ecco, una panoramica sulle cifre dell'affare, quale non può essere, no, l'operazione da portare a termine. Fermo restando, questa è una mia premessa, che sarebbe, no, un colpo più in prospettiva rispetto, no, a un colpo magari per l'Inter titolare della prossima stagione, perché è chiaro che c'è ancora ovviamente Sommer. Però la sensazione è che Alessandro, questa sessione di mercato sia perfetta per un colpo del genere. Sì, peraltro è un profilo, lo sappiamo, seguito da tempo dall'Inter, mentre altre, diciamo, si sono un po' accodate. È un profilo noto, 24 anni, atletico paranaense, ormai stabilmente nel giro della nazionale brasiliana, ha disputato le ultime due amichevoli del Brasile da titolare, quindi peraltro amichevoli non banali, no? Quelle con Inghilterra e Spagna. Nelle quali si è anche. C'è stato anche un triplo intervento che è diventato virale poi in campionato, se non erro, proprio col Brasile. Ora non vado a memoria, però ha fatto vedere, no, comunque di essere abbastanza reattivo, ma anche con i piedi molto bravo. Sì, nel frattempo è partito il telefono che no, ma non chiama nessuno. Cose allucinanti. Vabbè, parte la suoneria del telefono senza che nessuno chiama. Magari è Bento, non so. Poi, no, ho messo non disturbare, non c'è una chiamata in arrivo, ma parte la suoneria. Vabbè. Quindi, scusate per No, l'intromissione, ma non magari ti è lui, sentivo, non ti magari, sentivo. magari è lui che ci ha Magari è preso. No, Bento. da quello che so io, e qui ti assicuro, fonte direttissima, fosse stato per Bento, lui già sarebbe a Milano dall'anno scorso. Poi il discorso è stato stoppato dal club brasiliano, con la promessa di non intralciare, tra virgolette, i piani del ragazzo l'anno successivo. Quindi adesso ci siamo. In che senso? Se la priorità di Bento è quella di andare all'Inter, e però ci sono incursioni di altre squadre, è chiaro che si valuta se la forbice tra l'offerta dell'Inter e quella, faccio per dire, dell'Arsenal, di 50 milioni. Chiaramente lì alzano tutti quanti le mani. Se la forbice invece è più bassa, si dà priorità comunque a quella che è la volontà del ragazzo. Si parla di 20 milioni, l'Inter vorrebbe abbassare ulteriormente questa quota. C'è la clausola di 60 milioni, ormai però superata nei fatti, quindi è chiaro che non si arriverà mai a quella cifra. Passaporto È altrettanto. comunitario, Come? vero? Passaporto comunitario? Passaporto comunitario, sì, Questo è l'unico. assolutamente. Passaporto
passaporto comunitario, forse anche per quello oggi leggevo sulla Gazzetta il portiere portoghese, in realtà è brasiliano, poi vabbè la lingua è quella, per carità, magari proprio per il passaporto, e quindi è a tutti i crismi per diventare il portiere dell'Inter del futuro, perché lui è molto, a parte che ha una stazza, però è molto reattivo tra i pali e poi è bravissimo con i piedi, quindi si andrebbe a proseguire insomma sul solco di Onana, Sommer, eccetera eccetera. Ci sono i buoni uffici di Giulio Cesar, peraltro, e lui lo leggiamo oggi, ma noi qui ne abbiamo parlato già l'anno scorso, l'estate scorsa, più l'anno scorso, ha dato priorità totale all'Inter. Poi dal momento che diventi, non dico titolare perché quando lui è stato titolare c'era un infortunio sia Ederson che Alisson, però diciamo co-titolare della nazionale brasiliana senza sfigurare, anzi, e beh è chiaro che tutto poi ruota attorno anche alle possibilità dell'Inter. Sì, allora, ho precisato la roba del passaporto comunitario perché si intreccia anche no, con la questione Taremi, perché Taremi non dovrebbe, secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni, completare no, l'iter per ottenere il passaporto comunitario e quindi no, arrivare all'Inter con appunto con il passaporto comunitario, quindi poi no, sono situazioni ovviamente da monitorare. Bento questo problema non lo ha, come ha ricordato bene Alessandro. Io credo che questa operazione possa ricordare in un certo senso anche quelle di Thuram e Pavard, cioè lunghi corteggiamenti, l'Inter che non interrompe mai no, i contatti. È stata fatta una scelta, Bento, ma lo disse anche Simone Inzaghi, no, quando l'Inter salutò Onana e stava trattando no, diversi profili come Sommer, Vicario, abbiamo no, ovviamente parlato anche lo stesso Bento, fu abbastanza categorico, serve anche un portiere no, che ci aiuti no, la costruzione dal basso. L'idea è quella appunto di affiancare Bento a Sommer, quindi fare un po' quello che è stato fatto anche con Onana e Handanovic, quindi magari non inserirlo subito, fargli giocare qualche partita e poi raccogliere l'eredità. Si lavora ovviamente con Giulio Cesar, no, Raf? Sì, con Giulio Cesar, fino in prestito al Chievo. Al Chievo Verona. È chiaro che per me questa qui, la ripeto, è la sessione giusta di mercato per fare un'operazione del genere, perché vedendo quali sono no, le anche in ottica futura, servirà all'Inter un nuovo portiere, così come servirà un centrale di difesa importante, magari con Del Valle Acerbi poi tirare avanti un anno ancora, capiremo poi meglio quali sono no, quali saranno le valutazioni, ma quella del portiere credo che siano, in vista del futuro, una situazione molto importante da chiarire, visto che comunque per l'Inter c'è poco da fare, c'è qualcosa da fare, ma c'è poco da fare rispetto alla passata sessione, questa può essere no, la giusta il giusto periodo per portare avanti no, l'operazione Bento, fermo restando che questi soldi qui, tra i 15 e 20 milioni di euro, potrebbe uscire no, il tesoretto dalle cessioni di alcuni giovani. Capiremo meglio, cioè senza sacrificare un big si può no, prendere Bento. Questa secondo me è la strategia numero uno, fermo restando che riportiamo, ausilio anche dichiarato no, che non è da escludere, ma questo l'abbiamo anche raccontato noi su FC Interviews, una conferma di Audero come secondo portiere. In quel caso però il rischio poi di perdere Bento, come ha ricordato bene Alessandro, è altissimo, perché la Premier League lì ha messo gli occhi su di lui, ma non solo, quindi è una situazione da monitorare, però io credo che Bento lo possiamo mettere in cima alle priorità del mercato dell'Inter, e comunque ausilio ha fatto intendere che comunque non il giocatore piace, ma su questo non ci sono dubbi. Passiamo abbiamo parlato ovviamente di Taremi, sappiamo che Zielinski arriverà, quindi a centrocampo siamo a posto così per il momento, da definire sempre una situazione Dumfries, anche se è completamente scatenato, io credo che sia completamente immerso nel mondo nerazzurro l'olandese. Passiamo all'attacco, perché Alessandro, sono arrivate dichiarazioni importanti da parte di Ausilio, ma anche lo stesso Marotta è stato interpellato nel pre-partita di Inter-Torino, Ausilio poi si è concesso nel post-partita di Inter-Torino. Secondo quelle che sono le ultime discrezioni, Sanchez lascerà l'Inter a fine stagione, non rinnoverà il contratto, pronto a nuove avventure. A me dispiace, perché comunque negli ultimi mesi ha dimostrato ancora di essere un giocatore molto molto utile, di una classe, ovviamente questo non dobbiamo dire noi, parla per la carriera per lui, però si va verso quella direzione lì. Ausilio sembra essere stato abbastanza deciso sul fatto che saranno quattro gli attaccanti in vista della prossima stagione, mentre Marotta, interpellato da Dazon, ha detto ci saranno tante competizioni, no? Faremo delle scelte con tutta la dirigenza, fermo restando che ovviamente dobbiamo sempre far coincidere no, il termine sostenibilità con competitività. Alessandro, quindi Lautaro, Thuram,
Taremi, in questo preciso istante c'è Arnautovic, c'è la situazione ovviamente Correa poi da definire, Sanchez in uscita. Ne parlavano anche con gli altri mentre eravamo a San Siro domenica, anche ascoltando le parole di Ausilio Marotta, si potrebbe fare secondo me un'altra operazione in avanti. Io ti chiedo se secondo te si può arrivare veramente alla quinta punta, pescata dall'Italia, con, a differenza di Bento, perché lì non è un discorso che puoi fare con un club brasiliano, devi mettere cash, fare magari un'operazione stile Frattesi, prestito con obbligo di riscatto, inserendo qualche contropartita, perché l'Inter ne ha a disposizione, per arrivare a un profilo come Gudmundsson, più che Zirkzee, perché Zirkzee, lo dobbiamo dire, è un sogno ed eventualmente un nome da tenere in considerazione qualora dovesse arrivare un'offerta per un big in avanti, Lautaro Thuram, irrinunciabile, quindi magari l'Inter la valuta, anche se abbiamo visto qua quanto gli stessi giocatori non siano legati all'Inter, quanto sia difficile per loro lasciarli. Però ti chiedo, è da escludere secondo te totalmente un'ipotesi del genere, oppure magari un Gudmundsson o un altro profilo come lui può arrivare soltanto magari in caso di anche cessione di Arnautovic, quindi 4 saranno gli attaccanti e 4 dovranno essere. Ah, io lo sai, mi sono sempre augurato, ma dal primo anno di Conte, un roster con 5 attaccanti quando giochi con 2 punte titolari. Da quello che ho capito, evidentemente, è anche per certi versi un'esigenza proprio di Inzaghi. Lui evidentemente preferisce avere 4 attaccanti per 2 posti in modo da gestire meglio la stagione. Meglio nel senso di diamo la possibilità a tutti di giocare, perché io immagino con le convinzioni di Inzaghi, Thuram e Lautaro che restano e partono titolarissimi, Taremi che si adatta benissimo al ruolo di comprimario, no? Una sorta di Cruz ante litteram, se così vogliamo dire, però se il quarto poi non può essere, ammettendo che poi Arnautovic venga piazzato, il quarto non può essere Zirkzee che vai a pagare 60-50 milioni. Esatto. Cioè questo mi pare evidente. Quindi il discorso si potrebbe incastonare in tal caso un po' come Frattesi, dice hai speso comunque oltre 30 milioni per Frattesi e fa la riserva. Sì, perché nel frattempo cresce in previsione di diventare un titolare, quindi il discorso Frattesi un po' come il discorso Bento, allora ci può stare un discorso Zirkzee che ha 22 anni, già lo vedo differente da Gudmundsson che se non sbaglio ce n'ha 26-27. Sì, più grande, sì. Quindi secondo me se l'Inter deve andare a spendere cifre ragguardevoli, che vuol dire dai 25-30 milioni in su, io credo allora meglio fare un qualcosa su un giocatore che poi ti cresce e ti diventa titolare, piuttosto che andare a prendere uno che ha fatto come Zirkzee un paio di stagioni, una proprio da top Serie A, però resta tra virgolette una scommessa. Allora se devo scommettere spendo 10 milioni in più, mi porto a casa l'olandese che chissà, un domani vendi Lautaro, faccio per dire che oggi è una bestemmia, però ormai abbiamo fatto l'abitudine a tutto, e nel frattempo ti sei cresciuto Zirkzee, come può essere appunto Frattesi, che si è fatto la naftalina quest'anno. L'hanno fatto con Frattesi, pensano di farlo con Bento, potrebbero farlo anche con un attaccante, ma io lo vedo però come quarto. Come quinto, no. Secondo me. Però ecco, se esce Sanchez, poi non mancherebbe quel tipo di giocatore lì. Cioè Lautaro, Thuram, Arnautovic e Taremi, fermo restando che siano questi, mancherebbe poi quel giocatore che ha fatto quello che ha fatto Sanchez, sia da titolare ma anche soprattutto, viene da dire, anche col Torino, no? Da subentrato, giocare tra le linee, dribbling, visione, mancherebbe poi, cioè un attacco mancherebbe, pesante. Mancherebbe, che poi era quello che doveva essere pure Correa, no? Nell'immaginario, sì. Che lo è stato praticamente per 3-4 partite in 2 anni. Sì. Mancherebbe assolutamente sì quel tipo di giocatore, come però mi viene da pensare, no, anche qui il passato insegna, è mancato in questi anni un interditore, tutti a dire, anche Bergo mi sentivo l'altra sera su Sky dopo partita, dice all'Inter io prenderei un giocatore a centrocampo di struttura, di interdizione che manca, però sono scelte, evidentemente non lo vogliono e forse evidentemente gli sta bene anche che manchi quel tipo di giocatore, perché potrebbero adattare Zielinski, Mkhitaryan, no, in maniera differente. Se poi lo chiede a me, io preferirei avere 5 punti. Però mi sembra di capire che la direzione tecnica dell'Inter, e i risultati parlano per loro, vada da un'altra parte, vada sui 4 attaccanti. Poi se il quarto sarà Arnautovic o un altro,
Questo dipende anche dai vari incassi, no, Raff? È anche impossibile oggi fare delle previsioni. Sì. Arnautovic che sta bene, e secondo me un aiuto grosso te lo dà. Il problema è stato che è stato spesso infortunato, come anche Sanchez, quando è stato bene, sì, ma quando è stato bene. Quindi anche lì devi mettere sul piatto della bilancia, va messo tutto. Va messo la volontà, le offerte eventuali, il peso economico di un eventuale non acquisto lo stato fisico. Questo purtroppo, anzi purtroppo per fortuna non spetta a noi, noi siamo qui. Lavoro. Siamo qui a commentare, ovviamente. Ecco, io leggo spesso i commenti dei tifosi in giro sui social, ma anche qui ovviamente c'è la volontà, no, di allargare il reparto, anche perché c'è preoccupazione, io la chiamo così, in vista della prossima stagione c'è tanti impegni, no, ravvicinati. Abbiamo perso anche Lautaro Thuram in questa stagione per infortuni, oltre ad Arnautovic. Sanchez, tutto sommato, forse rispetto alle altre annate, è stato sicuramente molto più presente. Capiremo meglio quali saranno, no, le scelte. È chiaro che l'operazione in prestito con obbligo di riscatto magari ti permette, no, di posticipare l'operazione a bilancio nella prossima stagione. Ci sono tanti giovani. Il calciomercato comunque è in continua evoluzione. Quando Ausilio dice non escludo la possibilità di confermare Audero, perché magari poi arriverà il momento in cui l'Inter decide di prendere quei 20 milioni e investirli per un colpo in avanti, per esempio. No, ma anche perché no, Raffa, banalmente, se torniamo indietro di un anno, no, quale tifoso avrebbe scelto prendiamo Arnautovic e ci togliamo Lukaku? Però oggi cosa ti dicono tanti tifosi? Magari con un Lukaku in più Thuram non sarebbe esploso come esploso, quindi c'è anche un discorso da fare. Se prendi due attaccanti che magari sanno stare al loro posto, ti fanno rendere i due titolarissimi ancora di più. Magari due attaccanti più ingombranti, non è detto che uno più uno poi faccia due, magari uno più uno fa 0,5 e quindi ci vai a perdere al saldo. Tutto qua. Dobbiamo semplicemente fidarci, no, della competenza della dirigenza e anche ovviamente del lavoro di Mister Inzaghi. Mi viene da pensare, no, ai dietro front clamorosi di Lukaku e Samardzic in estate. Poi ci siamo ritrovati, no, un Pavard in più in rosa che probabilmente non avremmo avuto anche noi la scelta. Il domino Bremer, Skriniar, Pavard è clamoroso. Cioè, alla fine erano due sconfitte e ne esci... Anche, no, il no di Scamacca, cioè, che preferisce l'Atalanta come progetto tecnico, no, per rialzarsi dopo un'annata deludente in Premier League, a netto poi di quello che ha fatto Scamacca, no, all'Atalanta, non può essere un rimpianto per l'Inter nel momento in cui poi hai costruito una rosa del genere. Ma infatti quando mi hanno chiesto i flop della stagione attuale, io ho messo quelli che o sono andati via tipo Conte, o che non sono voluti rimanere tipo Lukaku, o che non sono voluti arrivare tipo Scamacca. Gli unici flop sono quelli che non c'erano, non sanno quello che si sono persi. E aggiungo l'ultima cosa, Alessandro, occhio all'armonia nello spogliatoio. Ci sono alcuni giocatori che sono ben inseriti nel contesto Inter, nello spogliatoio Inter. Cito anche Arnautovic, è un giocatore che comunque, ecco, fa gruppo, ne parlano tutti bene all'interno dello spogliatoio, e Marotta è stato chiaro. Prima di vedere il costo del cartellino, noi vediamo anche il senso di appartenenza, la cultura del lavoro. Io so che sono discorsi che magari per qualcuno possono essere astratti, ma questo scudetto qui, la seconda stella, insegna che dietro una grande vittoria c'è una grande dirigenza, una grande società e c'è una grande squadra. Quando parlo di grande squadra non mi riferisco soltanto al valore tecnico, ma anche all'armonia, cioè quello che si è costruito all'interno dello spogliatoio, ed è un qualcosa di sacro, sacro, esatto, nel mondo del calcio. Noi è anche tangibile, perché poi, esatto, quello che vedi la domenica non è che tu che fanno come noi, no, che ci ritroviamo il sabato e giochiamo, no? E loro si allenano la domenica, è frutto anche di chi ti trovi contro durante la quotidianità. Quindi, come dicevi tu, Gary Sanchez, Arnautovic, lo stesso Audero, che alzano il livello, ma questo lo diceva pure Mourinho con i vari Toldo, eccetera, eccetera, nell'anno del triplete. Quindi non è che ci stiamo inventando. Vero, e capiremo meglio quali saranno poi, no, le scelte finali, le commenteremo ovviamente, le aggiorneremo, però ad oggi è questo lo scenario. Quindi ripetiamo che Bento è sicuramente una priorità, si capirà se si riuscirà a portare a termine l'affare, e al momento per l'attacco diciamo che, ecco, i discorsi sono in qualche modo stand-by, si faranno delle valutazioni. Fortunatamente
l'Inter ha già preso Taremi Zelinski, quindi non c'è fretta. C'è ovviamente concorrenza, perché le altre squadre ovviamente sono un po' indietro rispetto a un progetto dell'Inter, ma l'Inter farà tutte le valutazioni, fidiamoci sempre, sempre, sempre di Marotta, Osilio, Zang, Pacini e tutti, e anche di Simone Inzaghi, perché tutte le scelte poi del mercato ovviamente Inzaghi è il prima persona coinvolto. Alessandro, io ti ringrazio, ti saluto, sappi che tra due mesi, quando registreremo, sarà cambiato totalmente lo scenario dell'Inter, che calcio mercato è così, ci rivediamo presto. È così, ci vediamo presto, grazie, grazie Raffaele. Rispondi a Bento al telefonino. Sì, via col Bento, vediamo. Via col Bento, bello il titolo comunque della Gazzetta. Noi ci vediamo questo pomeriggio alle 19 in diretta per continuare a parlare ovviamente di tutte le news che arrivano dal mondo Inter, continueremo magari a raccontare qualche retroscena e dettaglio della festa, scusate che con noi ci sarà anche Biapri. Ci rivediamo questo pomeriggio, non mi resta che lasciarvi con un calorosissimo sempre Forza Inter.